ultimo giorno di questa 32esima edizione del Torneo di Maggio, come sta andando? Buongiorno a tutti, sta andando bene, nel senso che sono adesso che la mattina della domenica è quella è la giornata dedicata alle famiglie, ne stanno arrivando tantissime e siamo contenti. Ci sono dei workshop, diciamo, stamattina con bambini che provano a suonare il tamburo, a tirare con l'arco, a combattere con le spade. Verranno eletti cavalieri di piccoli cavalieri di Re Arduino e abbiamo voluto questa cosa per fare in modo che anche i più piccoli si affezionassero, cominciassero ad affezionarsi al torneo di maggio. E abbiamo avuto una buona affluenza, soprattutto ieri sera. E certo, la data di settembre non era facile, perché sapevamo che andavamo in concorrenza con altre feste, però tutto sommato dobbiamo dire che la gente ha risposto. Torneremo comunque a maggio dal 2023, quindi nessun cambiamento definitivo. Quindi sì, è stato solo, diciamo, un cambiamento forzato per quest'anno a causa della pandemia. Sì, le norme Covid erano uscite un po' tardi, non si riusciva a organizzare questa cosa già per maggio, per cui abbiamo deciso con un po' un atto di coraggio, non sapevamo come sarebbe andata, di spostarla a settembre. Devo dire che sta andando bene, soprattutto perché il tempo a settembre è molto più, tante volte molto più clemente rispetto a maggio, quindi si sta bene, c'è il sole, se piove piove 3 minuti e poi smette, tutto sommato. Torneremo comunque a maggio, decideremo le date, tra un mesetto ricominceremo a parlarne. E comunque il clima tra i borghi è di entusiasmo, di festa, di divertimento come tutti gli anni? Sì, i borghi hanno risposto alla grande, non vedevano l'ora secondo me di rimettersi in gioco e di far da mangiare le bettole, di far da mangiare, di accogliere gente. Ieri sera, che era il sabato, le bettole erano strapiene già subito, e infatti qualcuno ha aspettato un po' a mangiare. Noi questo non può che far piacere, perché vuol dire che la voglia di questa manifestazione è tanta.